Buongiorno a tutti, da Paolo Carboni che vi parla, responsabile della comunicazione della Basilica Cattedrale di Como e dalla regia di Espansione TV. Oggi siamo in diretta dal cuore della storia cristiana di Como, la Basilica di Sant'Abbondio, proprio qui in città. 31esima domenica del tempo ordinario. Chi si esalterà sarà umiliato, chi si umilierà sarà esaltato. Sembra proprio che si possa decidere se esaltarsi o umiliarsi. È una decisione che spetta a noi. È vero che ci sono avvenimenti indipendenti della nostra volontà, che ci umiliano, ci abbassano, ci gettano per terra, così come ci sono situazioni che ci esaltano, ci fanno salire. Ma qui si parla di una scelta libera e consapevole che si può mettere in atto in qualunque circostanza. Ma da dove può nascere questa scelta? Per quale ragione abbassarsi? È evidente che sarebbe assurdo assumere atteggiamenti falsamente umili che produrrebbero alla fine problemi psichiatrici di sdoppiamento di personalità. Presiede questa Eucaristia Don Angelo Riva. Predisponiamoci per questa Santa Messa. Grazie, sì. Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci raduniamo insieme come fa ogni domenica la comunità cristiana per celebrare l'Eucaristia, per nutrirci della parola e del pane di vita e la vita stessa di Dio a noi donata. E ci diamo il benvenuto in questa splendida basilica che per noi cristiani di Como è particolarmente significativa per la sua storia, per la sua bellezza, per ciò che custodisce. Sono pietre preziose che accolgono la memoria della nostra Chiesa, le sue radici sante. Qui sono venerate le reliquie del nostro patrono, Sant'Abbondio, insieme a quelle di altri santi vescovi dei primi secoli della nostra Chiesa. Ogni domenica qui si celebra alle 4:30 del pomeriggio, ma oggi eccezionalmente celebriamo anche al mattino. Rivolgo un saluto a tutti, agli amici del settimanale della diocesi che oggi vivono la loro giornata, a Don Angelo Riva che presiede questa messa. Un saluto a tutti anche a chi segue questa celebrazione attraverso la televisione e seppure in forma limitata però si unisce a noi. È vero che nulla può sostituire la partecipazione viva all'Eucaristia e c'è da attivarsi perché tutti possano partecipare, magari accompagnandoli se necessario, però per chi ecco è nella malattia o in una condizione che gli rende impossibile partecipare è anche questo un modo per stare uniti in comunione. E allora a tutti noi insieme buona celebrazione e buona domenica. Ci facciamo guidare dalle parole del Vangelo che ci esorta ad avere Dio come Padre
Gesù come guida e pastore della nostra vita e lo Spirito Santo come maestro interiore. Domandiamo perdono dei nostri peccati per celebrare degnamente i santi misteri. Signore, via che ci riconduce al Padre. Cristo, verità che illumina i popoli. Cristo, eleison. Signore, vita che rinnova il mondo. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria. Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno. Fa che corriamo senza ostacoli verso i beni da te promessi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Malachia. Io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni. Ora voi, questo morito, o sacerdoti, se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su di voi la maledizione. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento. Avete distrutto l'alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anch'io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo.
perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Non abbiamo forse tutti noi un solo Padre? Forse non ci è creato un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l'uno contro l'altro, profanando l'alleanza dei nostri padri? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Guardano in alto, non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. Custodiscimi, Signore, nella pace. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato in me l'anima mia. Custodiscimi, Signore, nella pace. Israele attende il Signore da ora e per sempre. Custodiscimi, Signore, nella pace. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate, infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Padre vostro, quello celeste, e uno solo è la vostra guida, il Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente.
allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è il più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sono parole molto dure e taglienti, quelle che Gesù rivolge stigmatizzando soprattutto la religiosità degli scribi e dei farisei del suo tempo, ma sono parole che individuano delle storture, dei vizi, delle patologie del cuore che non sono solo del tempo di Gesù, ma sono un po' di sempre, appartengono anche alla Chiesa di oggi, appartengono alla società civile di oggi, all'umanità in quanto tale. Quali sono queste storture? Beh, leggendo il Vangelo noi ci accorgiamo come il Signore sia sempre molto misericordioso verso i peccatori, anche molto comprensivo, e invece non fa sconti soprattutto su due cose che molto spesso vanno abbinate, e queste due cose sono la falsità e la durezza verso gli altri. Ecco, su questo Gesù, avete sentito, va giù piuttosto pesante. La falsità vuol dire l'ipocrisia, quelli che dicono e non fanno. E quindi è l'incoerenza, e quindi è il vizio, no, dello spirito tipico di chi è bravissimo a predicare agli altri ma predica malissimo a se stesso. E questa prima cosa, questa prima stortura, appunto l'ipocrisia, la falsità, si lega spesso e volentieri alla seconda, l'intransigenza, la durezza, la spietatezza nei confronti degli altri. Legano pesanti fardelli e li pongono sulle spalle della gente, la durezza. In particolare credo che Gesù faccia riferimento a una forma di questa durezza verso gli altri, che è il moralismo. Il moralismo. Ai tempi di Gesù i farisei avevano sviluppato una precettistica infinita che era veramente una gabbia soffocante, oppressiva. Per esempio tutte le norme riguardanti i lavori proibiti durante il sabato, che non bisognava assolutamente fare, erano un'infinità. Ecco, un conto è l'etica, un conto sono le regole, la morale, queste sono cose giuste, sante, necessarie. Un conto è il moralismo, invece. Quando questo diventa appunto una precettistica un po' paranoica, un po' occhiuta, no? Pensiamo tante volte anche nel campo della sessualità, per esempio, abbiamo un po' sbagliato in questo senso, facendo diventare quella che dovrebbe essere il comandamento di Dio, santo e giusto, facendolo diventare invece una gabbia che opprime, una gabbia che soffoca. Ecco, il moralismo è sicuramente uno degli aspetti a cui Gesù allude di questa durezza, di questa spietatezza nei confronti del prossimo. Quindi ipocrisia e durezza, falsità e spietatezza nei confronti degli altri. Continuando la lettura del Vangelo, poi ci accorgiamo che ci sono come almeno un paio di sintomi di questa stortura, di queste storture del cuore, un paio di sintomi, che sono rispettivamente il culto dell'apparenza e l'ossessione per l'onore, per la reputazione. Anzitutto il culto dell'apparenza.
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i filatteri, allungano le frangi. I filatteri che cos'erano? Erano delle scatolette di cuoio che contenevano dei piccoli rotoli con frasi della Bibbia, della parola di Dio. L'ebreo osservante amava mettere due filatteri, uno qua sulla fronte, che fosse davanti agli occhi, e uno su un braccio. Il significato era molto bello, voleva dire che il pio israelita era uno che aveva sempre davanti agli occhi la parola di Dio e anche come guida delle sue azioni. Ecco, però il problema è che questi filatteri, da delle piccole cosine, insomma, di cuoio, erano diventati dei scatoloni enormi, proprio perché era un modo per farsi ammirare, per apparire, per essere visti, no, come appunto pii osservanti, minuziosi osservanti della legge. Ecco, questo non funziona, questo culto dell'apparenza, che viva Dio, non era soltanto un difetto del fariseismo, ma è un po' il difetto di sempre, è un grande difetto della nostra società, per esempio. Noi viviamo nella società dell'apparenza, dove l'essenziale è apparire, non essere. Anzi, se non appari non sei, e quindi tutto in fondo è finalizzato proprio a questa appariscenza, a accumulare like o follower nei social. Ecco, è una stortura questa del cuore, dell'anima, questo culto più per ciò che appare che neanche per la sostanza. Anche nel giornalismo, visto che oggi siamo qua perché è la giornata del settimanale, quante volte ci accorgiamo che più che la verità conta l'audience, o conta fare un po' di chiasso e quindi suscitare del clamore. E questo è proprio vizio atavico dell'umanità, del cuore dell'uomo, appunto il culto dell'apparenza. E poi il secondo sintomo della stortura profonda, che è l'ossessione per il riconoscimento, la reputazione, gli onori, la reputazione. Il libro del Siracide dice che la reputazione è una cosa importante, perché dice che quando non ci saremo più sarà la nostra buona fama, la nostra buona reputazione che resterà di noi, però non deve diventare un'ossessione, l'ossessione appunto dell'essere riconosciuti, dell'essere riveriti, di avere un nome, di essere di quelli che contano, di essere i VIP, i very important person, e di avere appunto questi riconoscimenti, no? Per cui si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze. L'ossessione per la reputazione, per l'onore, anche per l'autorità, essere chiamati rabbì. Quindi essere riconosciuti come uomini, donne di potere. Bene, credo che il Vangelo sia molto acuto nel diagnosticare così nel profondo le pieghe, no, del cuore umano, davvero dove c'è culto dell'apparenza e ossessione per la reputazione e per l'onore, vuol dire qualcosa che non va. E se vai a scovare trovi spesso sotto, provi molta ipocrisia, molta falsità, facilmente abbinata anche a durezza e a spietatezza nei confronti degli altri. Ma adesso è arrivato il momento di dare un po' un calcio a tutte queste cose e ascoltare invece la parola pura del Vangelo, che alla fine, ecco, esorta la Chiesa, esorta i credenti, ma in fondo esorta l'umanità intera a un'aria fresca, dopo tutto quel putridume che abbiamo detto fino adesso. E l'aria fresca ha il profumo del servizio e dell'umiltà. Questo Gesù vuole una chiesa serva e umile. Chi tra voi è più grande, altro che il culto dell'apparenza o l'ossessione della reputazione, si faccia servo. A imitazione di Cristo, che era il più grande di tutti e si è fatto servo di tutti. E ancora, l'umiltà, chi si umilia sarà esaltato, quindi non la ricerca della reputazione, ma l'umiltà di, per cui anche se
Certo, la vita a volte ti porta ad essere maestro, a essere insignito di un magistero, di un compito di insegnamento. Beh, non dimenticare mai che però anzitutto tu sei discepolo. Ti porta magari la vita a diventare padre, ad assumere quindi giustamente un'autorità. Bene, non dimenticare mai che prima di essere padre tu sei figlio. Ti porta la vita magari ad avere un ruolo di guida, di riferimento per altre persone. Beh, ricordati che però fondamentalmente, anzitutto, tu sei pecora che deve seguire il buon pastore. Ecco, credo l'aria fresca del Vangelo dopo il viaggio nei mostri, nei meandri un po' maleodoranti dell'animo umano. L'aria fresca del Vangelo è questa chiesa capace di essere serva e capace di essere umile, che non riconosce altro che questo, come dicevamo all'inizio della Messa, di non avere che un solo Padre, che è il Dio Padre nel cielo, non avere che un solo Maestro, che è lo Spirito Santo, il Maestro interiore, e di non avere che un solo Pastore, una sola guida, che è Gesù Cristo, il Buon Pastore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Uno solo è il Padre del Cielo, noi siamo tutti fratelli, a Dio salga la nostra supplica, certi che Egli porge l'orecchio ai figli che lo invocano. Preghiamo insieme dicendo: ascolta, Padre, la nostra preghiera. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per tutti coloro che hanno responsabilità nella Chiesa, perché non si facciano padroni delle comunità loro affidate, ma le servano con l'annuncio del Vangelo di Dio, per generare relazioni fraterne e sincere. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per le popolazioni colpite dalla guerra, dal terrorismo e dalle calamità naturali, sostenute dalla solidarietà di tanti, possano affrontare le attuali sofferenze e prove per guardare al futuro con rinnovata speranza. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per i governanti e i legislatori, perché non ricerchino la propria gloria, ma prestino il proprio servizio con spirito di umiltà e si adoperino per promuovere giustizia e pace nel mondo.
Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per i cristiani, perché vivendo da fratelli e sorelle nell'unica fede, offrano al mondo la testimonianza che è possibile una convivenza sociale diversa. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per tutti i nostri defunti e per coloro che sono morti a causa della violenza e delle guerre, il Signore, Padre di misericordia, li accolga con Lui nella comunione di amore e di pace. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. O Dio, Creatore e Padre di tutti, donaci lo spirito del Tuo Figlio Gesù, venuto tra noi come colui che serve, affinché riconosciamo in ogni uomo la dignità di cui lo ha rivestito e lo serviamo con semplicità di cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Benedetto sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te. Fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, gloria e gloria, il bene nostro e di tutta la sua santa. Questo sacrificio, Signore, sia per te offerta pura e per noi dono santo della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna,
Eternamente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Abbondio, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio di riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo Francesco, il nostro vescovo Oscar, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, e concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiera del Padre nostro, preghiera all'unico Padre che è nel cielo, ci unisce tutti, unisce anche quelli che pregano con noi attraverso raggiunti dal segnale televisivo, e quindi nelle parole di Gesù ci riconosciamo un'unica umanità di fratelli bisognosi di riconoscerci appunto tali e figli di Dio. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo il segno della pace. Del mondo abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chi ci sta seguendo per mezzo della televisione, si unisca a noi con la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio alle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. In questa giornata diocesana per il settimanale della diocesi ci chiediamo perché riferirsi ancora settimanale nell'epoca dell'informazione digitale. A questa domanda potremmo dare molte risposte da diverse angolature. Una, perché settimanale fa da foglio di collegamento per una diocesi molto vasta e variegata come la nostra, informa e connette come un ordito sul quale possono inserirsi ed essere raccontati i fatti e gli avvenimenti della nostra chiesa locale. Una seconda risposta, perché settimanale dà la visibilità a tutto un mondo di relazioni, di socialità che normalmente trova poco spazio nei circuiti comunicativi che vanno per la maggiore, dove conta prevalentemente
la notizia che fa scalpore. È una terza lettura perché la professionalità del gruppo di redazione del settimanale assicura un'informazione competente e veritiera, con uno spiraglio aperto sull'attualità italiana, europea e mondiale. In ciò valendosi anche della rete di collaborazione garantita dal Servizio di Informazione Religiosa e dalla Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici. Un ringraziamento oggi va anche a Don Michele Pitino per averci ospitato in questa meravigliosa basilica di cui è rettore ed avere concelebrato con Don Angelo Riva. Preghiamo. Rafforza in noi, o Signore, la tua opera di salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci preparino a ricevere i beni che promettono, per Cristo nostro Signore. Questa domenica la comunità diocesana nostra celebra la giornata del settimanale. Cos'è il settimanale? Il giornale della diocesi che raggiunge le nostre case, le nostre famiglie, le parrocchie, le associazioni, portando l'informazione su quella che è la vita della Chiesa, ma anche con un occhio sull'attualità dell'Italia e del mondo e con degli spunti anche di riflessione che aiutano appunto a formarci un po' un giudizio competente e illuminato evidentemente dalla fede cristiana sulla nostra realtà e sulla nostra vita. È in partenza proprio in questi giorni la campagna degli abbonamenti per il nuovo anno del 2024 e quindi affidiamo proprio questo strumento che è il settimanale della diocesi alla cura e alla premura di tutta la comunità diocesana. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Non deve stupire la durezza del linguaggio usato da Gesù verso alcuni farisei. Con la loro ipocrisia non solo mentono a se stessi, ma, e questo è ancora più grave, mettendosi sulla carta di Mosè, ingannano pure gli altri. I loro insegnamenti infatti non portano a Dio. Glorifichi, o Dio Altissimo. Per tutti sei.
amici, è giunto il momento di salutarci. L'appuntamento per la Santa Messa delle ore 10 per domenica prossima dalla Basilica Cattedrale di Como per la 32esima giornata del Sordo della Lombardia. Da Paolo Carboni, dalla regia e dalla squadra esterna, ancora buona domenica. La linea torna ai programmi della rete.